Oh, risponde sempre lui però, allora, continuare a fare lo stesso movimento affinché non viene automatico. Quando è che viene automatico? Quando viene naturale? Quando, secondo me, l'automatismo l'ha così, quando voi con la testa potete pensare anche a un'altra cosa, ma il vostro corpo sta facendo quello automatico. Quindi, quando voi siete in pista, scendete in pista e anziché pensare adesso c'è il giro destro, devo scendere sul 3, devo allungare sul 1, devo chiudere i piedi, voi dovete essere lì e divertirvi. Dovete essere lì e ascoltare la musica e provare il piacere di interpretare la musica a seconda dell'espressione che fate, a seconda del movimento che fate. Però il vostro corpo deve fare automatico questo movimento. Io adesso posso parlare anche. Sto mangiando, oggi pomeriggio voglio mangiare un bel piatto di spaghetti, però il mio corpo ormai lo fa automatico perché è 30 anni che sto facendo questo movimento. Capito? Io vi parlo naturalmente, sto facendo il movimento, posso prendere destro, capito? Io qua vi sto parlando, io posso fare il movimento che voglio, spino, faccio un altro giro spino, ripeto, però vedi, vi sto parlando, vi posso parlare anche che ieri sera la fidanzata è alle 20 di notte, però, vedete, il mio corpo sta ballando a livello automatico, perché lo faccio tutti i giorni, è normale. Sta ballando a livello automatico il movimento corretto, ok? Quando sono in pista è normale che ci concentro, e da quel punto di vista li sbaglio, perché è il momento che ti concentri è il momento che sbagli, ok? Quindi è per questo che è importante l'allenamento, è per questo che migliorate l'automatismo, perché poi dopo quando siete in pista dovete ballare in maniera naturale ciò che vi viene, non dovete ballare ciò che avete costruito o che costruite, il programma, anche quello è sbagliato. Io vi ho dato delle figure. E se voi ballate in pista le stesse figure, è normale, se voi ballate sempre il giro spista, sempre nel centro, alla fine il giudice viene nel dubbio, ma quello sta sempre nel centro. Però tipo, con l'impetus e lo chassé, voi ci potete fare tutto il barzelletto, volete, e potete girare intorno alla pista ballando impetus e chassé. Invece, molti di voi si vede, sto dicendo una figura che la potete fare anche in V3, molti di voi si vede che arrivate a un certo punto buio totale perché vi siete dimenticati la coreografia. Allora cosa si fa? La dama va a partire col destro, il cavaliere parte col destro, adesso si picca bene insieme, non va bene. Allora, quel punto lì è importante, magari fate un qualcosa nel vostro ballo, che però continuate a ballare, ripetete lo chassé, e magari ripetendolo perché l'avete allenato, perché avete migliorato l'automatismo, prendete un po' migliore di quello che avete ascoltato il programma rispetto agli altri balli, perché magari vi siete divertiti di più. Chiaro? Ci siamo? Vedi perché sono importanti questi esercizi? Sono importanti che l'allenate da soli, perché da soli che migliorate la vostra qualità del ballo. Terzo, quarto esercizio, WRS. Allora, ci si organizza così. Bene, ve lo fare vedere. Ci si organizza così. Cercate magari di non darsi fastidio, potete girare intorno alla pista, potete ballarlo in linea, dopodiché ritornare indietro, state attenti, ok? Vi dico solo state attenti, perché è una figura che automaticamente dovete migliorare il discorso del WRS a ripetizione, quindi ballo il WRS, uno, due piedi, ci spero, uno, due piedi, spero non ci penso, provo a chiudere lo stesso, lo chiusi, che culo! Capito? Cioè dovete ballare il WRS, adesso sto girando il corno, però a ripetizione il WRS. È più difficile, faccio un pugno meglio di Valerio, ma è normale. Levati il cuore. Si intende che fa la buona prima volta rispetto a sentire, insomma, c'è un'esperienza. Bella roba!